Ciao! Sapevi che è possibile andare a modificare delle superfici di sformo esistenti oppure applicarne di nuove su modelli già sformati? No? E allora vediamo insieme come si fa. Con Creo 7 è possibile modificare gli angoli di sformo per modelli importati contenenti arrotondamenti, smussi e superfici di sformo. È sufficiente andare a selezionare la feature di sformo e poi selezionare le superfici nel raccoglitore dei riferimenti superfici di sformo. L'applicazione a questo punto andrà a rilevare in maniera automatica l'angolo di sformo già esistente che verrà calcolato in base alla cerniera selezionata. A questo punto posso andare a modificare la quota dell'angolo di sformo inserendo un nuovo valore. In questo modo è possibile applicare sformi ai modelli che contengono arrotondamenti o smussi ai limiti delle superfici sformate. Se per caso avessimo a che fare con un modello che contiene superfici con diversi angoli di sformo, a questo punto il sistema va a calcolare un angolo di default 0, che poi, una volta inserito il valore voluto, verrà applicato alle due superfici che andranno ad allinearsi. Con Creo è possibile lavorare in maniera agevole anche su modelli non nativi e questo facilita moltissimo alcune aziende che hanno proprio bisogno di lavorare con diverse tipologie di file. Esistono tanti trucchi come questo. Rimanete collegati con noi per vederne ancora. A presto, ciao!